Dunque, dopo Foggia Crotone, altro esame in trasferta, altro campo per così dire caldo per antonomasia. La vittoria manca dal 30 dicembre, ma la squadra sembra in ripresa a prescindere dal nuovo sistema di gioco. Allo Zaccheria è piaciuto infatti l'atteggiamento aggressivo e propositivo nei primi 20 minuti e nell'ultima parte del match. Cambi in vista? Pillon fa pretattica. Faccio una domanda precisa sul sistema di gioco, 4-3-1-2 oppure sta pensando anche alla difesa a 3? No, può essere tutte e due le cose. Quindi c'è questa possibilità? Sì, vediamo. Per mettersi senso a specchio un po' come il Crotone? C'è anche questa possibilità. Altrimenti dovrebbe fare una scelta, insomma, tenere fuori uno tra Gravion, Scognamiglio e Campagnaro non è facile. È una scelta molto difficile, se dovessi giocare a 4 dietro, lasciare fuori un giocatore così non è facile. Però nello stesso tempo devo fare delle scelte, poi giuste, sbagliate, lo vedremo a fine partita, così voi direte no, a fine partita, tutto il resto. No, ma mister, no, non è polemica, no. È giusto per capire un po'. Ma io so già come funziona sto giochino, nel senso che se le cose va bene tutto sta zitto, se le cose va bene ma perché non ha giocato quello, non ha giocato quell'altro. No, la domanda invece è dopo a questo punto, vale la pena cambiare il sistema di gioco, visto che insomma il 4-3-1-2 sembra aver dato... No, aver sortito gli effetti sperati, anche se poi è sempre l'atteggiamento quello che conta. Sì, l'atteggiamento è quello che conta, vediamo un po', cercheremo di mettere in campo quello che gli possa dare maggior fastidio a loro, cercando di vedere, adesso non è solo un problema di scelta, basta, si sceglie dei giocatori, scegliere un modo o l'altro, è tutto un problema di scelta. Vediamo. No, ma potremmo vedere per esempio anche Gravion terzino destro. Tutto può essere provato anche lì, perché secondo me è un giocatore molto duttile che può giocare sia da centrale che da terzino, perciò forza fisica, velocità. Lo sai perché gli ho chiesto? Perché sono venuto giovedì a vedere l'intero allenamento. Ho visto. Devo dire che ha fatto molto bene Gravion da terzino destro. L'ho detto, lui può giocare dappertutto. Mi ha sorpreso. Lui può giocare sia centrale che terzino, perché la forza fisica che ha, insomma, è importante, perciò sono un problema di scelta, di vedere, perché c'è da considerare che Cioffoli ha fatto una buonissima partita a Foggia, cioè, ci sono tante cose che bisogna che l'allenatore deve considerare e cercare di fare la scelta più giusta possibile. Dopo, solo a fine partita, vedremo se ho deciso bene o male. Se hai intenzione anche di creare qualche fastidio in fase di costruzione al Crotone, insomma, Marras che va a schermare Benalì ci sta, quindi insomma 4-3-1-2 sarà. Difficile. No, dico 3-5-1-1 con Maras dovrebbe rinunciare a una punta. Sono tante le ipotesi che si possono fare. Vedo che con i numeri siete bravi. Chiaro che se Maras gioca esterno e gioca trequartista, poi cambiano i numeri, no? Sì. sì, è bello. Alla Smorelli ha risposto. Sì, proprio telegrafico, senza aggiungere Le probabili scelte, dubbio, Gravion Ciafani nel ruolo di terzino destro, al centro della difesa Campagnaro e l'ex Scognamiglio, a centrocampo con Brugman e Memushai anche Crecco, ultima da titolare a Perugia lo scorso 2 dicembre, ma da esterno d'attacco. Marras tra le linee, alle spalle del tandem Monachello-Mancuso. Per contro il Crotone dell'ex Stroppa, che in gare di campionato non ha mai battuto il Pescara, addirittura 3 sconfitte nelle ultime 3. Pesante l'assenza di Rodien causa squalifica, al suo posto uno tra Firenze e Molina. Benalì regista, in attacco torna Simi, in coppia con l'altro ex Stefano Pettinari. È una squadra che ti mette in difficoltà nelle transizioni positive, quindi negative per noi. Quindi nel momento in cui perdi palla sono micidiali, perché verticalizzano e attaccano la linea difensiva. Soprattutto domani sera dobbiamo essere bravi ad avere sì la pazienza, ma soprattutto la qualità nel palleggio dietro per non consentire queste ripartenze alla squadra avversaria. La cosa che non possiamo andare lì è essere passivi, perché se siamo passivi diventa difficile portare a casa il risultato. Devi essere uno che deve dargli fastidio in avanti, perché se non gli dai fastidio, con la prestanza fisica che hanno, con le capacità che hanno, su quello stadio che hanno, che è un po' un catino, che è tutto lì, e diventa una partita problematica, perciò noi dobbiamo cercare di essere molto aggressivi in avanti. A parte gli esterni, a tanti giocatori in rosa, perché credo che ne siano 26 in questo momento, sì. Insomma, in totale sono 28, niente male.
Devo fare delle scelte, purtroppo è questo, non c'è niente da fare, quando c'è in queste situazioni qui qualcuno penalizzi sempre, non c'è niente da fare, non ci si può fare niente.